16, siamo ai 110 ostacoli. Dicevo, non si nega mai, non fa quello che ha fatto un altro che punterebbe al miglioramento del record del mondo. In questo momento i salti maschili sono fenomenali. Salto triplo, salto con l'asta con lui, è il salto in alto. Peccato che qui non ci fosse il salto in alto maschile, ma certo, non si può avere tutto, le tappe si devono dividere rispetto al programma. Dicevo, generosissimo. 2.41 di Barshim a Eugene. Altissimo, ma poi non ha voluto andare a provare il record del mondo a 2.45. Salamanca, Javier Sotomayor in realtà avrebbe approvato probabilmente il 2.46. Siamo ai 110 ostacoli, qui c'è Shubienkov, il più volte due campione d'Europa, Sergei Shubienkov, l'elegante russo, poi Garfield Darien, il francese, altro francese Dimitri Bascu, Jeff Porter, l'americano, Andrew Riley, giamaicano, e poi il bresciano trattino bergamasco, ecco Garfield Darien, di origine ivoriana, Costa d'Avorio, Hassan Fofana alla corsia 9, corsia 1 per Wayne Davis, Trinidad e Tobago, adesso questi paesi del Caribe che vanno fortissimo anche nelle discipline tecniche, Jeff Porter, intanto Balash Bayi, Ungheria alla corsia 2, Jordan O'Farrell, Cuba alla corsia 3. Darien e Bascu hanno fatto parte insieme a Pascal Martino Lagarde del bellissimo triplete con cui hanno vinto a Praga oro, argento e bronzo questo inverno agli europei. E Martino Lagarde, che è andato a vincere proprio a Eugene, stabilendo con 13.06 la miglior prestazione mondiale, facendo anche una vittima illustre, l'allenatore di Oliver. Oliver che ha pur corso 13.14, quindi un ottimo risultato. Però il suo tecnico Brooks Johnson si è lamentato perché avrebbe partecipato a un compleanno facendo tardi e quindi hanno bisticciato e Oliver ognuno gli ha dato il bel servito. Ognuno per la propria strada. Hassan Fofana qui, il ragazzo delle Fiamme Oro, ultima società prima di entrare in polizia, l'Atletica Bergamo 59 Kreber. Shubienkov, quest'anno è andato bene Garfield Darien, che parte anche bene. 100 ostacoli avevano mie tutto vittime anche dal punto di vista dell'incolumità, e poi si fa vedere Shubienkov in questo tratto finale. Il finale fa parte di Shubienkov, al fianco c'è Garfield Darien, finisce come quasi un campionato d'Europa, 13-23, che male non è, e bisognerà vedere se primo il russo, primo il francese, perché sono arrivati, sono piombati veramente quasi assieme. Shubienkov dovrebbe essere sulla linea, sì. Per questo partito malissimo 110, parte quasi sempre malino, quantomeno stavolta malissimo Sergei Shubienkov. 13-23 viene confermato il risultato, vediamo se vincitore uno o l'altro. 13-23 Shubienkov, stesso tempo al centesimo per Garfield Darien, l'arrotondamento si fa al centesimo superiore rispetto ai millesimi. 13-23 Sergei Shubienkov, 13-23 Garfield Darien contro la parte del torso, quindi il busto senza, qui viene avanti, spalla, ma neanche tanto, sinistra. Stesso tempo poi fa 13.32 l'americano Jeff Porter, il cubano Jordano Farrell fa 13.42. Raccontavo in precedenza della commemorazione di Anna Rita Sidoti, poi vedremo qualcosa, eccolo qui l'immagine al photo finish, stesso tempo al centesimo, ma vittoria per Shubienkov, ed è qualche mese. 13.80 per Fofana, non è un granché. Tanto hanno fatto per mettere insieme il reietto del doping, colui che per il doping eccetera eccetera ha anche una condanna penale, e il paladino del no doping. C'è da fare del marketing, insomma, molto belletto, molto maquillage. So che Sandro Donati, al quale il palcoscenico piace, altrimenti perché mancano personaggi fenomenali come Nini Beccali,